Eccoci nella sala stampa della beta di Cambi Arena a Palamandano, dove aver sentito il commento di coach De Raffaele, sentiamo quello del nostro coach Matteo Policiotto. No, io avrei tante cose da dire, ma vorrei dire soprattutto una. E cioè, credo che se domani dovessi titolare l'articolo di un collega giornalista al commento di questa partita, direi vittoria meritata. Nel senso che credo che sia indiscutibile che abbiamo condotto per credo 9 decimi della partita e che questo va ancora maggior merito dei giocatori nel momento in cui siamo andati sotto con loro che continuavano a segnare da 3 punti con delle percentuali incredibili nonostante noi fossimo nelle mutande perché uno è il 6. Ogni, credetemi, la vivo sulla mia pelle da allenatore, ma quando tu difendi 23 secondi e mezzo con una bestia e a mezzo secondo alla fine uno si alza da 3 punti, da 9,5 metri marcato e segna. È come se ti tirassero una mazzata nelle gambe. E questo gruppo di giocatori è stato mentalmente fortissimo a resistere e ribadisco, a vincere una partita meritata. Anche perché non mi nascondo che le ipotesi fino a 2 ore prima della partita anche di roster erano diverse. Poi Giovanni Pini si è ammalato. Ci ha telefonato alle 3 che stava male, che aveva vomito, diarrea, mal di testa, febbre, 38 e 38 di febbre. Quindi abbiamo dovuto cambiare in corsa tutto, sia in termini di quintetto che in termini di rotazione. Però ribadisco, ho la fortuna, l'ho detto prima ai giocatori, no? Ricordando anche la partita che ho giocato a Brescia, che se questo fosse la PlayStation e si fosse misurato il peso specifico a partire dall'allenatore, loro, scudetti vinti, De Raffaele, il mio, il valore non soltanto economico ma anche tecnico degli altri rispetto al nostro, se fosse stata la PlayStation, adesso che io non capisco niente, ma vedo ogni tanto i miei figli giocare, ogni giocatore e allenatore ha un suo peso specifico, insomma. Però per fortuna, come ho detto a loro nello spogliatoio, questo non è la PlayStation. Cioè, questo resta un gioco giocato da esseri umani che hanno sogni, desideri, ambizioni, incazzature, delusione. E questo è un gruppo che sta dando, io credo, a questo pubblico che anche oggi ci ha sostenuto, ci ha trascinato anche in momenti di difficoltà, delle grandi soddisfazioni. Cioè io ve lo dico sinceramente, io sono molto orgoglioso di essere allenatore di questa squadra. Poco orgoglioso. Perché so quanto lavorano, perché so quanto ci tengono. Vi racconto solo un piccolo episodio, poi mi taccio perché potrei parlare per ora. Di solito, in questo da giovane assistente non l'avevo capito, di solito, ma fa parte della natura del giocatore, tu perdi la finale, tu sei campione, o comunque una partita importante, 10 minuti dopo le docce, con il monte in pullman, sono tutti giocatori che ridono, che scherzano, perché è così. Io da giovane mi incazzavo, poi dopo ho capito che è così. Domenica scorsa a Brescia, in condizioni di evidente inferiorità, perché ribadisco non voglio essere polemico con nessuno, ma noi eravamo 4 punti sotto a 5 minuti alla fine del terzo quarto a Bologna senza Gentile e senza Blakes. Abbiamo perso giocando malissimo qua con Venezia senza Gentile e a Brescia abbiamo perso negli ultimi 5 minuti 12 a 3 di parziale senza Gentile, che ha significato che Riccardo Rossato non giocava 34 minuti, che quindi una rotazione di esterni è fortissima. Allora voglio dire, in pullman, a tavola in albergo, dopo la partita di Brescia, non volava una mosca. Non volava una mosca. Erano tutti incazzati come le fantelle. E questo, credetemi, anche per chi viene a vedere le partite, i nostri amici che vengono a vedere l'allenamento, non è facile da trovare. Cioè, indipendentemente dal fatto se riusciremo soltanto a salvarci, salvezza che ci meritiamo abbondantemente, o se riusciremo a fare qualcosa di più, io spero che i nostri tifosi si ricordino di questo gruppo di persone che hanno regalato alla città di Scafati, al proprietario, che anche qui, pensate a questa partita senza Secchiari, che arriva a 38 anni, fa il primo allenamento in cui la passa soltanto agli altri, e tutti dicono, cazzo, guarda, è arrivato uno che non vuole rubarci niente. E poi dopo, oggi, nei momenti decisivi, è sempre là a segnare canestri importantissimi. E allora voglio dirvi, credo che il pubblico di Scafati debba
mi auguro, si ricorderà di questo gruppo di ragazzi e di giocatori a lungo. Ci sono state altre soddisfazioni, la promozione di 2 anni fa, la salvezza all'ultimo secondo, ma credetemi che questo gruppo qua, che può vincere, perdere, può giocare bene, può giocare male, però ha dei valori importantissimi che io nella mia carriera di allenatore, pur avendo avuto la fortuna di allenare grandi gruppi, raramente ho incontrato. Soltanto questo. Se ci sono domande, io sono. Domande?